Ok, questo è il quarto capitolo. Stranamente notiamo che è già passato ottobre, da maggio improvvisamente, subito ottobre. Ma La sì. stranezza delle cose. Sì, infatti. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Jennifer dorme sempre. Sì, adesso ne vedremo delle belle, penso. Primi capitoli? I primi. Questi capitoli a scelta no. Adesso ci stiamo giocando pesante. So. Come? Sei sveglia? Allora Jennifer, adesso hai capito quanto sono stato cattivo? No. Allora, vediamo. Ok. Peccato che non li hanno fatti parlare in queste scene. Sarebbe stato un bel doppiaggio, no? Sì. Spiega appunto sta storia Leggi la delle... storia. Spiega proprio queste cose delle fiabe. Che alcune sono rappresentate in alcune... Vabbè, diciamo che le fiabe che hanno rappresentato alla fine hanno presentato le fiabe quelle già esistenti. Proprio quelle ottocentesche appunto, che le classiche. Però ovviamente tipo questa, tranne questa che è tutta un'altra cosa. Doppi sensi, cioè, come potete ben notare, l'uccello della felicità È bellissimo come l'uccello, dai. decisamente emulare un doppio senso. Vai. Allora un giorno una ragazza trovò una grossa scatola. Ti si sente Paolo? È a me che non mi si Ah, sente. ok. Abbi pazienza. Vai. Una grossa scatola. E Ah, scusa. tu è che devi... Dentro c'era l'uccello della felicità. E tu non ridere. L'uccello l'avrebbe portata al paese della felicità, o almeno così lei sperava, ma dentro ogni scatola ne trovava una più piccola. Alla fine, un'angusta scatola buia trovò il piccolo uccellino. Ma era troppo piccolo e troppo tardi. Impotente. L'uccello era morto da molto tempo, aveva incontrato un Vaffanculo, ma sei un sanguinoso crack. destino. Fine. Non scemo. Allora, vediamo un po'. Cosa facciamo? Non lo so. Vuoi salvare? Sì, No. salva sempre. No, io mi faccio il culo. Sovrascrivi. Va bene. Siamo già a Giuli. Ai Giuli, Giuli, Giuli. Stranamente. Sì. Ecco il bel capitolo. Il mio preferito, l'uccello della felicità. No, perché quando te l'ho detto al telefono ci sei rimasto male, ma dice, guarda che è vero! Io Non pensavo ci... era uno scherzo. No, io dicevo, quando chiese il Di fiabe. libro... Ma si è cambiato abito. Sì, è tipo una vestaglia da notte. Era quello che aveva all'inizio, non te lo ricordi? Ma non te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ovviamente devi solo dirlo adesso. È cambiato anche l'uomo. Tanto male che non sono Abby? qua. Sì, è vero, mi devo... Sempre a spiare al prossimo. Bella la musichetta. Si sente pio pio. Che alla fine Diana che ha fatto la stronza. Ma Diana fa sempre la stronza. Diana dopo un turno. No. Come no? Come no? Tu lo sai. Tranquilla. Solo perché sparlo male di tutti. Esatto. Anche dei miei genitori soprattutto. No, tu sparlerai male di tutti di Diana poi. Basta Paolo, finiscila. Allora, vediamo un po'. No, scusate ragazzi, ho sbagliato. Vabbè, l'ho fatto apposta. Guarda il poster. Vabbè,
Vabbè dai, a parte gli scherzi, dobbiamo... Non ti ho dato la piuma. Ah, scusami. Allora, scusate. No. Si è ricaricata anche l'energia, vedi? Sì, quando finisci ogni capitolo... Questa è la cosa positiva. L'unica cosa, no. Go! Go! Il nostro cane. Ma Jennifer non ha tanto caldo con quella roba addosso. Fa la roba. No? Non lo so. Io sì. Dobbiamo seguire. I disegni, Paola. Meno male non sono certo. Ma sono carini. Salviamo. Non vi dovete ricominciare tutto da capo. Cioè no, non abbiamo fatto niente, però si dovrebbe. Sì, questo sì. Cos'è la stessa gioca? Vediamo un po'. Secondo me cosa succederà? Che qualcuno si piglierà in quel posto? No. Diciamo che... non lo so. Mi piace troppo sto gioco. Alla faccia di chi lo odia? No, nessuno lo odia. Sì. No. Nessuno lo odia. No. Se noi tutti odiano... sono io che odio tutto. Tutto il mondo. Infatti. Adesso. Dai cane. Go! Abbiamo sbagliato gioco. Io non farei mai quel cazzo di gioco. No. Ho paura di Alpha. Non so come ha fatto la Valentina. Dai Valentina, è stata brava. So. No. Non adesso. Ma no, perché abbiamo modo per uccidere qui. 3, 2, 1. Qua di qua. Abbiamo sempre i disegni, ragazzi. Tu. Oh, l'avranno spumato. Non lo staranno facendo al fuoco. Schifo, io odio gli animali. No, scusa, io odio questi tipi di animali. Perché io ho un pappagallo, una rompipalle, e tutti dicono che carina, ma voglio vedere quando voi state dormendo e di mattina vi sveglia. Anche io, tutti gli animali sono belli, mi sono espressa male prima. Però... questi schifosi volati mi stanno facendo un cazzo. Cosa c'è? Dai, dimmi. Dopo lo so, vi dico solo questo, non entrare più in quel bagno, neanche se il cane... Oh. Neanche se il cane mi manda qua, non seguite, non seguite l'altro uccellino azzurro. Ce n'è un azzurro da seguire. Io
quando ho visto il mio messaggio Nutella. Quiet.